Chiediamo a lui, diciamo, quelle che sono le problematiche di reperimento fondi, diciamo, dell'industria cinematografica contemporanea in Italia. E noi siamo in una fase in cui l'intervento diretto dello Stato, che rimane una delle cose fondamentali in tutto il mondo per fare cinema, è sceso quest'anno all'11%, quindi è un livello molto basso. Abbiamo fra l'altro in Italia un grande problema di un mercato molto ristretto, quindi abbiamo i due grandi produttori di cinema, che sono i due canali televisivi, quello pubblico e quello privato, che finanziano il cinema, e questo è poco e limita fortemente la libertà di creazione degli autori. Una porzione di finanziamento che sta diventando sempre più importante è quello delle regioni. Secondo noi i criteri di intervento delle regioni e l'ammontare dei loro interventi sono da ripensare. I loro interventi come quantità ovviamente vanno potenziati e vanno resi stabili nel tempo. Adesso siamo ad un sali e scendi che non permette la programmazione dei film, ma il fatto importante è che ancora spesso, troppo spesso, il vero criterio di assegnazione dei fondi regionali è che il film serva solo o principalmente di promozione al territorio. Allora, questo capite bene che è una grande limitazione, perché se un film in tutta la libertà vuole parlare male di un territorio, chi glielo finanzierà mai? Mai nessuno. Oggi abbiamo avuto un esempio invece del rappresentante della appunto Film Commission della Vallonia, che parlava di un film, Rosetta, che fra l'altro ha vinto una Palma d'Oro, che è uno dei film più duri e più sgradevoli, e quindi ovviamente da parte del territorio è un non servizio, è un grande servizio alla cultura e al pensiero di tutta la gente che ha visto quel film e ha capito una parte di mondo che non avrebbe capito. E ricordiamo che infatti questo film qui è stato aiutato nella realizzazione dalla Film Commission della Vallonia. Infatti, secondo me, il grande salto è quello di pensare ai fondi regionali non principalmente come sviluppo e promozione del territorio, ma soprattutto come sviluppo dell'industria audiovisiva in quel territorio. E questo vuol dire che i film sono belli, brutti, fanno ridere, fanno piangere, sono noiosi o sono divertenti, ma hanno assolutamente tutti legittimità di esistere.